certamente Free, come, come altri soggetti, esprime le sue posizioni, non sta a me entrare nel merito delle singole posizioni, delle cose che si condividono o no, ma tendenzialmente non abbiamo di solito grandi problemi. E, no, io ringrazio dell'invito, perché è vero che noi, con Gianni Silvestrini, è stato una delle persone che ha spinto molto in questa direzione e che ci ha aiutato anche a, a individuare le possibili soluzioni. Stiamo lavorando molto sull'efficienza. Vabbè, lo sapete già, così è inutile che vi ripeta ogni tanto. Efficienza perché? Perché ce ne fa meno di quella di cui si dice, e perché ha tutta una serie di ricadute evidenti sul tessuto produttivo, sulle filiere produttive italiane, e quindi può essere assolutamente importante da questo punto di vista. E guardando i dati, quello che un po' si è visto è che con gli incentivi, risparmio energetico e cose di questo genere, alla fine il grosso degli interventi che sono stati fatti sono stati interventi che hanno riguardato serramenti e caldaia a condensazione, grosso modo, pochi interventi più significativi che producessero risparmi 1% più importanti, e quegli interventi lì sono, hanno finito per essere fatti nelle case singole o nelle villette, sono un singolo appartamento che era come si poteva fare così. Quindi in questo modo, costruendo anche un meccanismo in base al quale gli interventi del risparmio energetico li hanno fatti prevalentemente le persone che avevano più disponibilità economica, e li abbiamo fatto nelle strutture che forse da un certo punto di vista ne avevano meno bisogno. Perché? Perché uno dei campi in cui è stato fatto poco niente e dove invece molto ci sarebbe da fare è il campo di tutti i grandi condomini costruiti negli anni 50, 60, 70, senza particolari attenzioni a questi aspetti, perché all'epoca questi aspetti erano assolutamente sottovalutati, dove si sommano alcune dinamiche, che sono la prima è che sono condomini. I condomini hanno una complessità di gestione. Perché? Perché bisogna mettersi d'accordo in tanti. E allora, questo cosa significa? Significa che sui condomini forse devi avere più dell'arco temporale di un anno per fare le cose, devi avere almeno un orizzonte di qualche un po' di più. Quindi l'orizzonte sul, pensare a un orizzonte sul interventi sui condomini almeno triennale, un senso c'è. Dopodiché nei condomini bisogna fare in modo che non ci siano persone che per loro ragioni oggettive e per molti versi condivisibili non hanno capacità di reddito a sfruttare gli incentivi, perché quindi non sanno cosa farsi anche delle situazioni fiscali, oppure non hanno la disponibilità per poter finanziare gli interventi. Alla fine queste persone votano contro e quindi l'intervento non si fa. Allora cosa bisogna fare? Bisogna cercare di risolvere questi problemi. Come si risolvono? Vabbè, per esempio il primo problema si può risolvere rendendo cedibile in qualche modo il beneficio. Allora, se io non fossi incapiente userei l'incentivo, bene, e li potrei utilizzare, bene, allora li posso utilizzare lo stesso, solo che al posto di utilizzarli io li cedo a chi ha fatto l'intervento che li utilizza, e allo Stato cosa cambia? Diciamo che il bilancio dello Stato, se io fossi stato capiente, mi avrebbe dato i soldi, quindi me li dà lo stesso, solo che mi consente di poterli utilizzare anche se non li posso utilizzare. L'altro aspetto è quello del finanziamento. Allora,
ci sono soggetti, ma pensate per esempio alle persone che la crisi, le famiglie numerose, le scarse disponibilità di reddito, le persone anziane per esempio, che dicono vabbè, ma questo è un meccanismo che produce benefici nei prossimi 10 anni, e io ci sono ancora tra 10 anni, non lo so, insomma, hai anche, ci sono anche, però se tu ce n'hai 5 in un condominio che ragionano così, te quell'intervento quel condominio lì non lo fai, cioè dopodiché anche se ce n'hai, allora già con la legge di stabilità dell'anno scorso si è inserita una cedibilità che secondo me va un po' aumentata, un po' ritardata, ma comunque è stato un dato positivo. Allora l'idea è un po' questa: se noi riusciamo a far partire un processo per cui un soggetto esterno, la nostra idea, ma noi siamo niente tecnico-scientifico, poi decide il governo, decide il Parlamento, noi, se ci vengono delle idee è giusto che facciamo le proposte. Poi un soggetto come Cassa Depositi e Prestiti, che possa mettere in piedi un bel fondo che finanzia gli interventi. Il problema di quando tu finanzi è il rischio correlato al finanziamento. Però se tu hai un meccanismo di cedibilità dell'incentivo, magari trasformazione da detrazione a credito d'imposta, vabbè, vuol dire che Cassa Depositi e Prestiti o il soggetto che finanziasse si ritroverebbe con il 65% del finanziamento che fa garantito, perché se è possibile prendere l'incentivo che prendevo prima io e cederlo, il 65% va via. Poi diciamo che diventa 60 perché lo prendi in 10 anni, vabbè, ragioniamo. A quel punto lì si potrebbe, siccome gli interventi significativi di efficientamento energetico producono risparmi estremamente consistenti, noi abbiamo provato a fare delle valutazioni, insomma, diciamo che se siamo dal 40 al 60, vabbè, dal 40 al 60% di risparmio. E vabbè, allora tu puoi ipotizzare che una parte di questo risparmio vada a beneficio di chi fa l'intervento, magari una parte minore, facciamo un terzo risparmi già dall'anno dopo, e il resto ti ripaghi con risparmio delle bollette, con un meccanismo garantito di risparmio sulle bollette attraverso le convenzioni con i fornitori e queste cose qua, e ripaghi il resto dell'investimento. Sono meccanismi che in 7-8 anni probabilmente riescono, poi dipende dalle zone climatiche, dal condominio, dipende da tutte queste robe, quindi è sbagliato dare i numeri, diciamo tra i 7 e i 10 anni ti consentono di rientrare, hai l'intervento finanziato, chi finanzia è garantito, e quindi essendo garantito quello lì il rischio è basso, quindi dal punto di vista dei tassi, dal punto di vista di tutte quelle cose lì si merita il rischio di credito di quel genere lì. E facendo questo tu intervieni in zone dove non sei intervenuto fino adesso, fasce sociali dove non sei intervenuto fino adesso, aggredendo il grosso del problema, e tra le altre anche probabilmente alla fine aumentando di valore degli immobili che sono quelli che hanno più pesantemente risentito della crisi immobiliare anche negli ultimi anni, perché se tu sei intervenuto su un condominio dove insomma sei riuscito a cambiare di classe energetica, a fare tutte queste cose qui, insomma si riesce a fare. Guardate, noi abbiamo fatto delle simulazioni in cui insomma condomini da 40 appartamenti ipotizzando 600.000 euro, quindi di costo complessivo di interventi, che non sono pochi, però diventano 15.000 ad appartamento, diciamo che il proprietario ci mette il 10% e lo recupera in 2 anni, e il resto l'operazione si chiude nei tempi di valore. Potrebbe essere una cosa che mette in moto un meccanismo importantissimo di riqualificazione
dei tessuti degradati e anche di, e questa è una cosa che non va trascurata, anche di riqualificazione della stessa offerta. Mi spiego perché. Alcuni di questi interventi sono interventi che possono essere industrializzati. Cosa vuol dire industrializzare? Vuol dire che tu puoi ipotizzare di lavorare su produzione separata e poi montaggio di pareti intere, di pezzi di facciate, di cose di questo genere. Questo cosa qui avrebbe il vantaggio di aiutare a abbassare ulteriormente i costi, ridurre i tempi, perché naturalmente una cosa è che tu ti metta l'artigiano in casa che ti rifà quella parete, una cosa è che vengono due e ti montano la controparete che hanno già fatto delle misure giuste che è apposta per questa roba qui. I tempi si riducono di molto, quindi si riducono i disagi, si riducono i costi, perché poi voi sapete che tempo e costo vanno. E se tu riesci attraverso questi meccanismi a far nascere delle strutture di offerta di queste cose più qualificate, più moderne, naturalmente si avvia sì un processo che poi va avanti da solo e questo fa la volano. E mi pare che ieri eravamo, c'era anche Gianni a sentire, a un convegno al GSE degli Stati Generali dell'Efficienza Energetica, c'era il ministro Morando che ha detto che questa cosa diceva che secondo lui piace molto e speriamo di riuscire a farlo. Dopodiché questo è un pezzo delle cose sull'efficienza, ce ne sono delle altre da fare, posso dire un mezzo, sì? L'altra cosa importantissima che bisogna fare è trasferire le competenze sull'efficienza energetica ai soggetti che devono, ai clienti e a chi deve finanziare. Ieri a questa iniziativa c'erano anche due fondi che investono in efficienza energetica e c'era il direttore generale del Medio Carico. Il tema è questo. Primo, i clienti, soprattutto se sono pubblica amministrazione, di efficienza energetica non capiscono niente e non hanno le competenze per farlo. Questo è un problema generale della pubblica amministrazione, che spesso non ha le competenze tecniche, ma d'altra parte voi pensate che la pubblica amministrazione di per sé viene da logiche di controllo legale delle cose, cioè vuoi la carta d'identità? Sì, sei in Silvestrini Gianni, sì, sei in Silvestrini Gianni, controllo, ti do la carta d'identità. Vuoi fare la roba edilizia? Sì. Hai le caratteristiche? C'è il piano? Sì. Cioè, controllo di legittimità degli atti. E quando tu devi controllare la bontà di progetti, ti servono competenze diverse, ti serve una mentalità diversa. Allora, la pubblica amministrazione, anche molte piccole e medie imprese, ma la pubblica amministrazione certamente queste cose non ce le ha. Se non ce le ha, il rischio è che non fa, o se fa, corre il rischio di fare molto male. Perché? Perché va a finire il rischio che vada a finire nelle mani del primo che gli offre cose bellissime che però la pubblica amministrazione non è in grado di valutare e non è in grado di capire se sono le tecnologie giuste, non è in grado di capire se c'è un rapporto costi benefici attuali, che quello che gli viene offerto non sia ridondante, quindi non sia che gli montano una centrale nucleare quando lui arriva nella lavatrice, perché costa di più e quindi i flussi diventano più grandi. Cioè c'è proprio, non è. Allora, dobbiamo trovare il sistema di trasferire questa. Quindi dobbiamo dire, secondo me, che laddove si utilizzano soldi pubblici, e gli incentivi questi sono, ci deve essere, soprattutto nella pubblica amministrazione, ma io direi non solo, ci deve essere in qualche modo una verifica di congruità delle proposte tecniche volontarie, ci mancherebbe altro, però se vuoi soldi pubblici forse la dovresti fare
in modo tale che quello che fai ha un senso. Seconda cosa, questa roba qui servirebbe moltissimo anche a chi deve finanziare, perché se chi deve finanziare, cioè gli istituti finanziari, sono nella stessa situazione della pubblica amministrazione, e cioè non capiscono, perché il modello dell'efficienza è più difficile del modello pannello sul tetto che produce energia che vendo allo Stato che mi ripaga, cioè quello voglio dire, siamo tutti dei grandissimi esperti finanziari, anche io Gianni ha fatto le robe lì, perché insomma non è che sia un modello dal punto di vista finanziario complicatissimo, è chiaro che è più difficile. Allora, se tu fai in modo che ci sia una sorta di bollinatura del progetto e dei risultati da parte di un soggetto terzo, cioè non da chi lo propone, perché chi lo propone è naturale che ti dica che quella roba lì va benissimo, rende tantissimo e costa pochissimo ed è la roba migliore che ci sia, perché se è un venditore fa il suo mestiere. Allora tu devi rassicurare i clienti e devi rassicurare anche chi finanzia, perché chi finanzia costruisce i suoi flussi di rientro del finanziamento sulla base dei possibili risparmi. Se chi ti vende la roba dice che i risparmi sono 50 invece sono 30, sbaglia il piano finale. La prima cosa che sbaglia è il piano finanziario. Se te lo dice un soggetto terzo è meglio. Questo cosa farebbe? Aiuterebbe anche gli istituti finanziari a valutare i progetti e non a valutare, come fanno ancora tuttora, solo le garanzie patrimoniali del soggetto che fa la roba, perché se vai sulla garanzia patrimoniale è chiaro che la ESCO di solito può fare un progetto alla volta, una delle ESCO diciamo così normali, che non ha dietro i grandi gruppi industriali. Perché? Perché il capitale della ESCO normalmente è in grado di garantire dal punto di vista patrimoniale poca roba. Allora, se tu invece aiuti gli istituti finanziari ad affiancare alla logica patrimoniale la logica di valutazione del progetto e quindi di avere un'altra gamba su cui fare la valutazione, quest'altra gamba li può aiutare a capire che magari la consistenza patrimoniale non è così significativa, ma è così certa la bontà del progetto, sono così importanti i flussi che li garantisce, che lo posso finanziare. Se no, valuteranno solo sul patrimonio e quindi faranno la roba più semplice, faranno come hanno fatto fino adesso. Pur avendo molte risorse, dicono no, perché non mi fido. Dico solo un'altra roba. C'è un campo da questo punto di vista importantissimo che riguarda quella che si chiama pubblica amministrazione allargata. E cioè bisogna che questo salto per affrontare le cose e per risolvere i problemi lo facciano anche tutti quei soggetti che sono in qualche modo coinvolti in queste dinamiche e che qualche volta si accontentano di dire vabbè, ma io ho fatto, funziona, no, ma vabbè, non funziona ragazzi, però io ho posto, cioè io ho fatto questo provvedimento, funziona, no, vabbè, tanto io sono a posto, perché nessuno mi può dire che non ho fatto.